Un premio importante è quello che vi ha conferito questa sera il Centro Studi Grande Milano, soprattutto considerando che a questo punto diventate ambasciatori nel mondo, ma forse lo eravate già. Gualtiero Marchesi è stato nominato più volte ambasciatore italiano, il ministro del turismo nel 2012 l'ho nominato ambasciatore della cucina italiana nel mondo, per la prima volta dandogli la medaglia d'oro del Ministero del Turismo. Effettivamente Marchesi ha preso moltissimi premi e riconoscimenti, non da ultimo a metà ottobre a Roma, all'interno di Montecitorio, è stato premiato come con il premio Italia-America, quindi un premio proprio di importanza rispetto al ruolo ricoperto da Marchesi per portare la cucina italiana nel mondo. Che impressione le fa ascoltare a volte la descrizione dell'Italia che viene fatta dagli stessi italiani, che tendono un po' a demansionare quello che noi siamo capaci di fare? Cioè all'estero noi siamo percepiti in realtà molto meglio di come noi a volte ci consideriamo. Diciamo che è un po' il contrario, rimaniamo sempre sorpresi quando nel mondo ci rendiamo conto di quanto siamo considerati, e noi per primi molto critici su noi stessi andiamo a vedere sempre, specialmente milanesi, quel particolare che non funziona perfettamente, quindi siamo troppo critici e ci sorprendiamo invece di quanto siamo stimati e valorizzati all'estero. Quando lei pensa al futuro, è ottimista? Per l'immagine dell'Italia nel mondo sì. Faccio un po' fatica a vedere l'ottimismo dell'Italia in se stessa, ma mi rendo conto che il valore dell'Italia è come simbolo nel mondo, e portare i valori, nel nostro caso della cucina italiana, è una sfida per noi molto importante, e siamo sicuri di vincerla.